Ok, va bene. Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova serata degli Open Talk che tiene il PNLU, che sono dei talk a cadenza bisettimanale, in cui i nostri soci o amici del PNLU propongono tematiche a scelta. Stasera c'è Andrea Sciam, che è membro storico del PNLU, nonché secondo presidente dell'associazione, che presenta GitLab e il flusso di sviluppo, ma anche la gestione della vita di un software. Sì. Ok, Quindi, a te la parola. allora io vi partiamo subito, iniziamo subito col disclaimer, nel senso che questa è soltanto un'introduzione, insomma, all'uso di GitLab, non pretendo di dire cose così esoteriche, non faccio cose avanzate come il continuous integration, continuous delivery, queste cose qua, perché non sono appunto argomenti avanzati che di sicuro non va bene per un'introduzione, secondo perché io non sono la persona più adatta, insomma, soprattutto anche per il tipo di progetti che gestisco di solito, insomma, sono molto complicati da gestire in questa maniera. E, per conoscenza io uso GitLab più o meno da 5 anni ed è la metà della vita del software. GitLab è nato più o meno nel 2011, poi dopo vi dico due parole sulla sua storia. E il mio sviluppo non è quello che sviluppo io da ormai 14, 13, 14 anni, non è lo sviluppo tipico di un'applicazione di alto livello, non ci sono web application, non ci sono grandi applicazioni utente finale, non si usa tipicamente Agile nel mio mondo, non c'è Scrum, Sprint, tutte queste cose qua no, perché nell'industrial si sposano molto male i cambiamenti repentini. Le modifiche dell'ultimo minuto, le consegne rapide, queste cose, l'industriale, militare, eccetera, si sposano molto male e molto male con l'embedded suo. Scusa Andrea, solo una nota, hai il microfono che fa fruscio, non so mentre parli. Provo a Grazie. metterlo così. Non so se sentite i ping sotto, forse c'è No, qualcosa. quelli no, però No. faceva fruscio Ok. prima, probabilmente si muoveva. Grazie. Sì, provo a tenerlo fermo così. Dicevo, il lavoro su Linux Embedded è un po' diverso rispetto allo sviluppo di applicazioni di alto livello, per cui non vedrete cose tipo l'Agile Board, diciamo, il Kanban, queste cose qua di solito non si riescono a utilizzare, per quanto i progetti siano comunque complessi e ci sia molto, molto, molto software dietro, perché alla fin fine una delle cose con cui lavoriamo sono le distribuzioni Linux, ok? Quindi noi buildiamo, uno degli obiettivi che abbiamo è buildare le distribuzioni. Per il resto questo è un open talk, è open, per cui mi aspetto di avere commenti, interruzioni, fate un po' come volete, per me potrebbero anche aprire i microfoni, insomma, non c'è nessun problema, è una discussione, insomma. Giusto per dirvi, questa è la mia stanza interna, noi più o meno abbiamo 500 progetti su 72 gruppi, ovvero 72 è il numero di quelli che in realtà si chiamano progetti, insomma, da un punto di vista di più alto livello. Sono 500 repository Git con 3.000 issue, 2.500 merge request, insomma, questi sono i numeri che girano nell'azienda di una trentina di utenti, insomma, 20-100 utenti attivi. Breve. Vi faccio una breve introduzione su Git, ma sono cose di cui ho già parlato nel precedente Open Talk. Vi dico invece un po' più in dettaglio che cos'è GitLab, perché ci serve, okay, rispetto al solo utilizzo di Git, che cosa ci fornisce, che strumenti ci dà, e cenni su quello che è la gestione dell'istanza on-premise, perché alla fin fine uno dei pro di utilizzare un tool come GitLab è di poterli installare in casa propria, e quindi averla completamente sotto la propria gestione. Dopo questo più o meno mi dovrebbe occupare metà, per cui spero che chi sta è con me nell'organizzazione mi aiuti un po' a tagliare corto se vado troppo lungo, perché poi gran parte del lavoro che vorrei fare invece è di live demo, insomma, diciamo, vi faccio vedere un po' come funziona praticamente la cosa. E alla fine, speriamo di avere un po' di tempo se avete domande o cose di questo tipo.
Per cui parliamo di un po' della nostra storia, insomma, che cos'è mi aspetto che sappiate, insomma, chi è qua, che cos'è un sistema di revisione, serve per tracciare appunto la storia di un progetto, che è una cosa tipo questa, nel senso io traccio da cosa ho fatto nel passato, da adesso, indietro, tutte le mie belle, tutti i vari passaggi che mi hanno portato ad avere il software che ho in questo momento, o anche rami di sviluppo paralleli, cose di questo tipo, insomma. E l'unica cosa che non riesco a tracciare con quello che vi ho presentato l'altra volta, ovvero con Git, è il futuro. Ok? Io ho tutto quello che ho fatto nel passato, ho il work in progress anche adesso, però non ho idea di che cosa andrò a fare in futuro e non ho in realtà neanche lo status. Ok? Quindi ho pezzi della storia del mio software, che probabilmente è la cosa più importante, cioè dove andrò, che cosa sto facendo in questo momento e che cosa sto facendo, cosa fanno i miei collaboratori, tutte queste belle cosette. E ho alcune cose che riesco a tracciare con Git e altre no. Quindi, per esempio, i bug che sono aperti, che cosa andrò a fare, la stabilità degli sviluppi che sono stati fatti, cosa è stato testato, cosa invece è ancora da fare. Tutto questo solo con Git non riesco a tracciarlo. In più, devo considerare anche che... questa probabilmente lascia un po' il tempo che trovo, perché ormai penso che tutti quelli che lavorano qua lavorano ormai in modo distribuito, comunque chi soprattutto lavora come noi nell'open source non lavora di sicuro da solo, deve collaborare con le community, quindi ha altra gente che porta avanti il lavoro assieme a lui, gente magari dall'altra parte del mondo distribuita un po' in tutto il mondo, in tutte le culture, e quindi si deve preoccupare di distribuire i sorgenti, di avere sviluppi paralleli, anche se lui è l'unico sviluppo, è solo, insomma, diciamo, anche un'azienda di una persona sola, ha comunque qualcun altro che sta lavorando sullo stesso progetto, e quindi ha qualcun altro che manda avanti degli sviluppi paralleli, e prima o poi questi sviluppi vanno integrati anche su lavori di altri, insomma. E quindi ci si ritrova a gestire un qualcosa tipo questo, cioè io ho i miei sviluppi, ho delle altri sviluppi in parallelo che devo andare a integrare, dei bug, eccetera, eccetera. Questo inizia a diventare un po' caotico, quindi solo con Git non riesco a gestirlo. Se dovete vedere un po' come funziona Git, se non l'avete mai utilizzato, questi quattro comandi sono quelli che ci bastano per questa sera, ovvero l'inizializzazione del repository, che in realtà non faremo con Git, ma direttamente con GitLab, il comando di add, di commit e di push. Questo è quello di Git che ci serve per questa sera, insomma. Tutto il resto lo facciamo direttamente con l'interfaccia di GitLab. Se avete bisogno di approfondire, qua vi ho messo il link al precedente Open Talk, che trovate già su YouTube, ovviamente, e in caso mai se serve qualcosa, i miei contatti da qualche parte li trovate. Dicevo, Git non è sufficiente, ci sono alcune cose che riesco a gestire e che continuo a gestire, anche se utilizzo un altro tool, come più di alto livello, come GitLab o GitHub, eccetera, eccetera, tutti questi Bitbucket. Alcune cose me lo dà già lui rispetto ai sistemi di revisione che c'erano in precedenza, insomma, non riesco a gestire appunto di nuovo che cos'è aperto, lo status e la comunicazione per esempio con i miei collaboratori, quindi se devo revisionare qualcosa non ho modo, se non tracciando appunto le cose manualmente con mail o sistemi di chat o cose di questo tipo. In realtà ci sono progetti molto grossi che lavorano solo con Git e con altri strumenti molto, molto più semplici, tra virgolette, come le mail e mailing list. Ok, quindi tutto, per esempio, nello sviluppo del kernel Linux si basa soltanto su mailing list. Quindi io lavoro in Git, in locale, prendo i miei commit, li impacchetto, li metto in una mail di solo testo, lo spedisco alla mailing list. All'attenzione di qualcuno, che sarà probabilmente il maintainer o cose di questo tipo, e mi viene fatto un reply, quindi la revisione mi viene fatta tramite sempre la stessa mailing list, io faccio il submit di nuovo delle modifiche tramite mailing list, eccetera, eccetera. Ci sono delle convenzioni, il commit, quindi c'è per esempio la doppia firma per l'approvazione, e la formattazione del messaggio di commit deve essere fatta in una certa maniera, eccetera, eccetera. Tutto questo comporta che è fattibile, perché viene fatto su un progetto molto grosso, che è pervasivo in tutto il mondo praticamente, però è ostico, è abbastanza complicato, la curva di apprendimento è
per iniziare a lavorare su un progetto come il kernel Linux, per esempio, è abbastanza ripida. Rispetto a, che ne so, cose che hanno fatto probabilmente molti che magari seguono, hanno seguito il LUG o comunque lavorano in open source, che è aprire un bug su Bugzilla o aprire una issue o una qualcosa del genere su GitHub, su GitLab, eccetera, eccetera, all'interno del progetto. E due notizie su GitLab. GitLab è nato più o meno nel 2011 come un progettino, diciamo, è esploso dopo quando è riuscito a fondare un'azienda, avere la visione di realizzare quello che è adesso, ovvero qualcosa che come applicazione web, insomma, diciamo, è accessibile da tutti alla GitHub, ok? E anche fornendo qualcosa di più, tipo per esempio repository privati gratuiti per tutti e cose di questo tipo che GitHub poi ha dovuto inseguire come funzionalità alla fin fine. Che alla fin fine è un win-win, insomma, su questo tipo di competizione. Giusto per dirvi due numerini, adesso l'azienda conta 1200 impiegati che lavorano da sparsi in giro per tutto il mondo. Non penso che ci siano più di una decina, forse, di persone, 10-15 persone che vivono nella stessa area geografica. Insomma, è molto bello, se guardate sulla pagina di GitLab si vedono tutte le faccine di tutte le persone sparse per tutto il globo terracqueo, insomma, in tutto il mondo, e si vedono dove sono vicini, eccetera, eccetera. In più ha qualcosa tipo 3.000 contributor comunque, ok? Quindi c'è anche gente che, pur non essendo dipendente, lavora poi al progetto. Che cosa fornisce? Questa è la slide che c'era nel 2016. Questa presentazione, come avevo detto prima nell'introduzione, è ripresa da quel lavoro che avevo fatto per Linux Day del 2016, in cui avevo presentato sia questo che poi un workshop sul CI in realtà. E questo era quello che avevo tirato fuori quella volta, adesso siamo a questo livello qua. Ok, qua infatti ci sono tutte le altre cose che sono state aggiunte in seguito e tutte le varie aree in cui riesce a lavorare GitLab. C'erano un paio di cosette che magari vi volevo sottolineare. Sono molte cose che io non ho visto neanche col binocolo, tipo tutta la parte di Kubernetes, monitoring dei cluster, tutte queste belle cosette che usano soltanto chi fa applicazioni poi di cloud spinte, penso. La gestione del time tracking, che io non uso su GitLab perché uso altri strumenti esterni, tutta la parte DevOps, ok? Tutte queste belle cosette che io non ho mai avuto modo di integrare, tutta la parte di security, quindi tutta l'analisi delle dipendenze, della security all'interno delle librerie che andate a utilizzare nella vostra applicazione, ok? Tutte cose che sono in realtà autoscope per il modo in cui lavoro io, dove la gestione della sicurezza dei package non viene gestita con questo tipo di tool, insomma. Non è mai stata, non credo neanche per un'integrazione di questo tipo. E per dirle in breve, vi dico un paio di cose di quello che ho messo qua che vi sottolineo io. C'è la gestione di tutto diviso in progetti, quindi un project per GitLab è un repository Git, ok? Un gruppo invece raggruppa diversi repository Git, i gruppi poi possono avere sottogruppi, eccetera, quindi riesco a strutturare il mio progetto fatto di più repository, ok? E c'è ovviamente una gestione degli utenti, quindi utenti, diritti di accesso e di permessi su cosa i singoli utenti possono fare su quel progetto all'interno di quel gruppo. C'è ovviamente il file browsing, cioè il search. Sul file browsing ricordatevi che premete il tastino T che fa il fuzzy search. Questo è una delle cose utilissime, insomma. Le due cose invece che vediamo più in dettaglio, che sono le issue, ovvero, ve lo spiego direttamente dopo, issue merge request. Vi accenno un altro paio di cosette che non guarderemo stasera, che sono le milestone, che saranno per raggruppare issue merge request.
altre funzionalità tipo un wiki integrato all'interno del progetto, adesso lo stanno mettendo anche all'interno del gruppo, quindi non soltanto in modo da documentare quello che è nella mia nomenclatura il progetto, insomma, il progetto software, diciamo, e ha appunto tutti i tool di continuous integration, continuous delivery, e supporta ovviamente, come in tutti i tool in questo decennio, il Markdown da tutte le parti. Ha un'estensione proprietaria del Markdown che gli consente di fare riferimento alle entità interne a GitLab stesso, quindi all'interno del Markdown, nelle formattazioni che mi consentono, per esempio, di fare riferimento alle altre entità come issue merge request, alle milestone, agli utenti, quindi posso citare gli utenti in modo da che le arrivino notifiche e cose di questo tipo. E forse è meglio che c'era un pochettino su queste cose. E perché usare GitLab rispetto a altri tool come GitHub? Ho nominato prima Bitbucket, in realtà non sono assolutamente comparabili. Bitbucket fornisce veramente poco rispetto alle funzionalità di tool come GitLab e GitHub. Mi mancano molti pezzi che vengono compensati da tutto il resto della galassia atlassiana, insomma. E io qua avevo una nota sul fatto della lentezza del network, ok? Non tutti viviamo con una fibra attaccata, o comunque per molte cose, se avete magari anche tutta la parte di continuous delivery, quindi avete binari molto grossi che poi vengono forniti dai build, avere un qualcosa che comunque è accessibile solo da remoto come GitHub, anche se anche GitHub può essere messo on-premise, è molto utile, perché comunque avete la rete a gigabit o 10 gigabit direttamente all'interno dell'azienda, insomma, ed è tutta un'altra cosa rispetto a 50 persone che cercano di accedere su una rete a 30 megabit verso l'esterno, insomma. È open source con licenza MIT. Alcune delle cose non sono open source, ok? Quindi alcune delle funzionalità più avanzate, più enterprise, non sono open source, ma sono solo a pagamento, solo nella versione enterprise, appunto. Dal punto di vista anche della definizione, insomma, di come si muove l'azienda e tutto, è molto interessante, ok? Perché la vision che hanno e anche il modo di approcciarsi all'open source, dove aprono praticamente tutto, nel senso che trovate anche è gestito come un progetto su GitLab.com, accessibile a tutti, la parte di marketing, ok? Su come si muovono, su quelle strategie di marketing. È chiaro che sicuramente hanno delle strategie private che non vanno a pubblicare, insomma, però molte delle informazioni le trovate direttamente qua. E in più, questa era una 2016 edition, ok? Perché proprio mentre stavamo preparando appunto il talk per i Linux Day, perché si è guardato infatti il 21 ottobre, era il momento in cui c'era stato un grosso attacco di DOS che aveva bloccato molti lavoratori, ok? Che lavoravano su sistemi cloud che erano sulla parte, penso che qua fosse stato sulla parte Stati Uniti, sì. E quindi chi magari lavorava in Europa non poteva lavorare perché il server stava sugli Stati Uniti, che erano sotto attacco di DOS su DNS, forse era quella volta, qualcosa del genere. Per cui non riuscivano più a lavorare. Mentre invece chi aveva l'istanza di GitLab, Mattermost, eccetera, eccetera, tutte queste belle cose, on-premise, in casa propria, ha continuato a lavorare tranquillamente. Magari anche un data center che però magari era vicino a casa e non ha avuto di questi tipi di problematiche. E qualcosa sulla versione ve l'ho già detto, c'è la versione service as a service che trovate direttamente su github.com, accessibile senza limiti, non è stabilissima, non è velocissima, secondo me GitHub è molto più veloce, non c'è niente da dire, cioè risorse dietro che vengono messe probabilmente sono molto diverse, però è comunque molto utile. Offrono anche dei runner per la parte di consulting integration, quindi non dovete neanche, cioè, se non avete esigenze molto spinte, non dovete neanche fare niente, potete essere operativi subito con tutta la suite. Avete invece la Community Edition, che ve la potete installare a casa, che in modo anche molto semplice, insomma, che però ve la dovete gestire poi, ok? Cioè, perché non avete supporto se non quello della community stessa, insomma. E c'è la versione Enterprise, che invece ha il supporto sia a livello di cyber service as a service, ma anche on-premise, quindi potete mettere on-premise la versione Enterprise,
avete supporto NBD o in non so quante ore, insomma, avete le funzionalità avanzate, LDAP, eccetera, eccetera. Qua c'è messo feature aggiuntive con GitLFS, in realtà c'è su anche sulla versione community, sulla versione core, insomma, sulla versione gratuita. E molte delle cose, premessa, qua ci sono cose che sono segnate tipo nell'FS, i static pages, che erano soltanto nella versione enterprise, sono state poi portate man mano sulla versione gratuita. Insomma, dopo un po' di anni, dopo mesi, anni, in cui la feature più avanzata è stata messa nell'enterprise edition, molte volte vengono poi messe anche nella versione gratuita. Insomma, tranne cose che sono prettamente enterprise, come per esempio l'integrazione con LDAP. Torno a togliere alcune cose che sono nella parte a pagamento, o magari ve le riuscite a fare in casa, come io avevo per esempio implementato il mirroring dei repository su un sistema remoto, insomma, tramite un paio di scripting. E vado un po' magari veloce sulla parte di installazione, perché non ci interessa probabilmente molto questa sera, serviva quella volta per la presentazione all'Linux Day, insomma. E vi dico soltanto che trovate il package Omnibus, che si porta dietro tutto quello che serve per GitLab. GitLab è un'applicazione abbastanza complessa, nel senso che è fatta di molti componenti. C'è il server web, c'è il database dietro, ci sono gli executor e tutte queste belle cosette. Fa un sacco di cose, quindi ha un sacco di componenti. Anche tante cose che possono andare storte, se le andate a tocchignare o se le andate a installare a mano. Tanto che appunto non conviene, cioè è sconsigliato proprio andarselo a prendere dai sorgenti, andarselo a compilare, a meno che non dobbiate utilizzare la Developing Kit per andare poi a contribuire al progetto stesso, ok? E package per le maggiori distribuzioni, quindi di solito consiste soltanto nel aggiungere il repository, fare il solito apt-get install, eccetera, eccetera, insomma. L'upgrade funziona più o meno nella stessa maniera come nella vostra distribuzione più amata, insomma, Apt-get update, upgrade. Consiglio ovviamente di bloccare la versione di Git, non volete che si aggiorni di continuo, perché gli aggiornamenti si portano dietro anche delle cose che gli rischi di migrazione, per esempio, tutto pubblicato, cioè, nella release note c'è scritto tutto, state attenti quando dovete fare questo aggiornamento, perché comporta una grossa fetta di migrazione, oppure le minor release non comportano migrazione, non comportano down del sistema, eccetera, eccetera. Questo è tutto descritto, però dovete farvi voi l'esperienza su come dovete gestire gli upgrade e l'applicazione, perché a quel punto di vista avete a casa, dovete portarvela a voi, insomma. Sembra tutto molto facile, è troppo facile, molte volte le cose in passato è successo che le cose si rompessero da una release all'altra. Le release vengono rilasciate il più presto possibile. Loro, ogni 22 del mese, che io sappia, non ho mai rotto questa tradizione, ogni 22 del mese loro pubblicano una nuova release. Comunque, le release funzionano abbastanza bene. Certamente la prima di solito viene fixata dopo alcuni giorni, e infatti non installo mai la punto zero, insomma, quella senza suffisso di minor. Anzi, di solito aspetto non soltanto la punto 1, ma la punto 2, che di solito gira e arriva entro qualche settimana o qualcosa del genere, a meno che non ci siano proprio problemi di sicurezza, sempre vengono pubblicate prima. Backup è abbastanza semplice, consiste nel... Il backup può anche evitare di fare il backup dei repository, cosa che tipicamente, a meno che non avete un'istanza molto piccola, volete fare, perché i repository magari li tracciate su file system, gestite il backup in un'altra maniera, insomma. E invece quello che mi interessa è fare il backup di database, poi da poterlo ripristinare. I repository di solito, anche nella parte di upgrade, di solito prima di fare l'upgrade vi conviene sempre fare un backup, come tradizione, insomma, più o meno per tutti i bravi sysadmin lo fanno. E soprattutto il database, i repository bene o male di solito non vengono mai toccati durante gli upgrade, quindi non dovete, oppure li gestite come al solito con una bella snapshot del file system, insomma, su cui stanno. E se qualcosa va storto, è possibile ovviamente fare la diagnostica. Di solito i problemi sono nei job, ok? C'è qualche upgrade che sta dietro che deve
aggiornare il database, perché ci sono degli scripti di migrazione che devono girare, di solito i problemi sono lì, quindi vedete, potete andare a vedere i background job che girano. C'è tutto il sistema di logging, che io trovo anche abbastanza carino, perché è molto semplice accedere, ci sento dover andare a vedere dove sono i log, insomma, un bel comandino che mi consente di vedere il log di tutto il sistema aggregato, quindi tutti i tool che compongono GitLab, o solo il log di uno specifico dei servizi, insomma, che girano, che se so magari che problema potrebbe essere lì. E iniziamo con qualcosa di un po' più serio, ovvero il flusso di sviluppo su GitLab. Questo un po' sono cose che sono abbastanza generiche, ok? Quindi non tutti vi diranno la filosofia di partire sempre con una issue è una filosofia che viene promossa, insomma, da GitLab stesso. Alcune altre cose potrebbero essere discutibili o dipendono molto dal vostro sistema di lavoro, insomma. Ok, io cercherò di essere il più generico possibile e di magari non dover andare troppo nei dettagli, cercherò di semplificare un po'. E poi magari vi dico qualcosina in più, insomma, di come in realtà vengono gestiti, per esempio, i miei progetti. Che cos'è una issue? Una issue è qualsiasi entità che riguarda il progetto, ovvero potrebbe essere tipicamente sono un bug, e potrebbero, sono anche nuovi sviluppi, potrebbero essere anche soltanto i test, quindi io devo ricordarmi che quella versione lì vanno fatti questi test aggiuntivi, bisogna fare quella verifica, sono cose da andare a inserire, anche soltanto da valutare, cose di questo tipo, potrebbero essere anche solo documentazione, migliora i commenti di un certo pezzo di codice o cose di questo tipo. E, anatomia di una issue non c'è moltissimo, ok, a questo livello. E, avete un titolo per me, chi lavora con me sa il titolo, breve, descrittivo, in inglese, e capirete perché in inglese, insomma, tra poco il perché c'è questo tipo di nomenclatura. E, una descrizione invece più estesa, qual si lavora come in tutte le aree di testo di GitLab, si lavora in Markdown. Ha un assegnatario, cioè chi si sta prendendo cura di quell'item. Si può assegnare una milestone, cioè la label, ci sono un sacco di altre cosette, insomma, collaterali che adesso possiamo anche tralasciare. Una invece feature che mi piace, insomma, di solito sottolineare è il fatto che io nella parte di Markdown posso, per esempio, fare le belle cellettine da tipica casella di spunta, insomma, che produce quelle che sono delle sottoattività all'interno della issue stessa, e che vedo sia nel dettaglio della issue che nell'elenco di tutte le issue, quindi vedo per esempio qual è il progress di un'attività magari che è più corposa. Queste man mano che vengono spuntate, ma lo vediamo anche dopo se riusciamo a fare la demo come dovrebbe andare fatta, e vedete che quando vengono spuntate vengono appunto tracciate queste modifiche all'interno come se fossero dei commenti, e quindi io, o quando io faccio dei commenti e faccio le spunte, queste vengono intervallate ovviamente a seconda del momento cronologico in cui sono state fatte. Per cui è molto interessante per suddividere i task o suddividere l'attività, fare checklist e cose di questo tipo. E le issue sono una cosa, quando invece devo iniziare a lavorare su un'entità, insomma, del progetto, vado a creare una merge request. E quel tastino verde che vedete avrebbe anche l'opzione di creare, vedete che potrei creare anche soltanto un branch. Molti mi hanno chiesto perché c'è questa funzionalità. In realtà quel tastino lì una volta c'era soltanto il create branch, penso, e poi è stato messo il create merge request, e poi è stato messo di default il create merge request invece del create branch. Penso che il create branch adesso sia lasciato soltanto per motivi storici, perché c'è sempre stato e magari qualcuno lo usa, insomma, in giro per il mondo. In realtà il fatto che ci sia un branch git senza una merge request, secondo me ha veramente poco senso. Ha senso se ho degli sviluppi paralleli, e molto dipende da come gestito il progetto, insomma. Anche io ho dei branch che non hanno una merge request associati perché non confluiscono in un merge, ok? Però diciamo che
per gli sviluppi standard molte volte ha quasi mai senso avere un branch senza poi una merge request associata che mi dica che cosa devo fare poi e lo status della merge request stessa. Quando io vado a creare all'interno delle issue, vado a premere questo bel tastino merge request, premo la freccettina, mi permette anche di customizzare un po' la creazione. Posso dire il punto di partenza che è il branch di default del sistema come configurato, e ho il nome. Se guardate il nome, per quello che ho detto prima, che deve essere piccolo e descrittivo, piccolo in inglese magari, specialmente se lavorate con progetti internazionali, perché dal titolo viene estratto il nome del branch stesso, con un numerino davanti. Il numerino che vedete davanti è il numero della issue. Questo è quello più importante di tutto, perché è quello che consente a GitLab di associare il branch, e quindi poi in realtà anche la merge request stessa, alla issue. Okay? Questa è la issue, non si vede, poco sopra ci sarebbe scritto che è la issue numero 1, e quindi il branch viene creato come 1 trattino qualcosa. Quando vi trovo un branch 1 trattino, va direttamente a collegarlo all'interno della issue. Okay? Anche se lo doveste creare a mano, non cambia moltissimo. Scusate un attimo, perciò. Perché se lo fosse chiesto era il gatto che ha voluto partecipare anche lui. Dove eravamo rimasti? Sì. La merge request, quando viene creata, è più presto possibile. Cioè, quando inizio a fare qualcosa, quando devo andare a committare qualcosa, vado a creare una merge request. Ok? Perché il codice lo devo mettere da questa parte, i commit li devo mettere, mi serve un branch, a questo punto creo un branch e anche una merge request nello stesso momento. È una richiesta di merge, perché prima o poi la mia attività... Devo dirgli qual è il punto di partenza e qual è il punto di arrivo, quindi del merge. E viene creato all'inizio come draft, ok? Adesso vi faccio vedere. E infatti viene creato in questa maniera qua, ok? Quindi come nel titolo resolve il titolo della issue, un bel draft davanti. Una volta questo qua è ancora nella versione che ho io, scrive whip invece di draft, mi ha cambiato questa nomenclatura. All'interno avete quello che poi andate a gestire è vi consente di fare una delle cose probabilmente più belle e più utili, insomma, nello sviluppo, che è la review, quella che è la peer review, insomma, o il rework del lavoro che è stato fatto. Quindi potete andare a creare poi un nuovo, chiudete questa merge request, magari create un nuovo branch, create un nuovo merge request per dire no, il lavoro che ho fatto prima non andava bene perché devo usare un altro tipo di approccio. Ma in questo modo, anche se poi vado a cancellare il branch originale, ho comunque un qualcosa, anche la merge request chiusa di prima, che mi dice ho fatto questo, non andava bene, ok, ho lasciato lì il lavoro, tanto ho fatto comunque qualcosa. Un'altra persona che magari va a riniziare, a riprendere la stessa issue, non va a reimplementare la soluzione nella stessa maniera, perché ha già visto che quella soluzione lì non porta a niente di buono. A quel punto lì, se voi cancellate un branch su Git, prima o poi nel repository salta, ok? Cioè avete perso quel commit lì, e rimangono perché c'è il garbage collector sotto, che finché non passa lui rimane tutto, anche se non sono collegati da nessuna parte. GitLab, una volta che ha i suoi bei puntatori che vanno sui commit stessi, e quindi quei commit rimangono, anche se il branch viene cancellato, se c'è una merge request che ha quindi dei riferimenti a quei commit, rimangono e non vengono cancellati dai repository, quindi in qualche modo li riuscite poi a recuperare, il lavoro non viene comunque perso. E anche nella merge request si possono fare i sottotask, quindi io potrei dire che, guardate qua, bisogna fare questi passi, ok? Quindi quando, tra l'altro, c'è una funzionalità che però ve la svelo più tardi, insomma, potrebbe avere uno standard in questo tipo di gestione, e quindi devo, le ha chiesto approvazione, hai fatto tutti i test, l'hai provato con l'ultima versione? Sì, in modo che uno che poi deve fare la review di questa cosa vede tutto quello che è stato fatto, anche perché poi magari quando fate una spunta su queste cose dovete andare a scrivere un commento sotto, quindi ho chiesto la review a Tizio Caio che me l'ha approvata.
è un po' una forzatura questo tipo di puntini, perché in realtà sulla parte di chiedere la review, sulla approval anche, ci sono già delle funzionalità intrinseche nel tool stesso. Però, insomma, chi lo venga, l'esempio era semplice e spero che sia abbastanza intuitivo. Visto che parliamo di merge request, ci sono un paio di cosette che io consiglio, ovvero nella parte di impostazione di mettere sempre di utilizzare i commit merge e di forzare una storia semilineare, ok? Lasciamolo qua, poi insomma, se volete ne possiamo tornarci più tardi. E l'altra cosa che mi piace di solito abilitare, e che ha senso secondo me sempre abilitare nelle merge request nei vari progetti, è che tutte le discussion devono essere risolte. E le discussion le vediamo bene dopo, e diciamo che sono i commenti o sono comunque le review in cui ti viene detto guarda che dovresti andare a modificare questa cosa perché non mi piace. Ecco, lì inizia una discussion e la merge request tiene traccia di queste cose, di quante sono state aperte, di quante poi sono state chiuse, e quindi se c'è qualcosa che non è ancora stato marcato come risolto, è possibile prevenire il fatto che ci sia il tastino per fare il merge della merge request, quindi integrare quelle modifiche all'interno del branch default. E una piccola review, perché in molti mi hanno chiesto quando ho iniziato a lavorare con GitLab, ma allora devo scrivere un qualcosa, devo scrivere un commento, eccetera. Dove la metto? Nella issue o nella merge request? Perché sai, non ho ben capito se devo metterla di qua di là. No, io di solito rispondo sempre così, cioè se quello che devi fare risponde a cosa devi fare, allora va nella issue, perché magari è un chiarimento sullo sviluppo che ti viene richiesto. Se invece sul come devi farlo, sul come l'hai fatto, sul come lo stai facendo o sul come andrebbe fatto, no, su come andrebbe fatto probabilmente rientra più sulla issue. Su come l'hai fatto va di sicuro nella merge request. Perché? Perché magari nel flusso di sviluppo delle cose che stai facendo, quel come l'hai fatto è cambiato. E vedremo dopo che, essendo che i commenti vengono comunque intervallati cronologicamente con i push che vengono effettuati sul branch, questo consente di costruire in modo molto molto utile la storia poi sia del codice che è stato scritto che delle idee che c'erano dietro o dello status, delle cose da fare, eccetera, eccetera. Insomma. Avete più implementazioni diverse, questo ve l'ho già accennato prima, fate più merge request. Non è detto che la soluzione sia unica a un problema, non è detto che ci sia una sola strada per implementare la cosa. Che cosa andrà a implementare è la issue, ce n'è una sola. I modi di implementarlo possono essere di più. Allora a questo punto torno sulla issue, clicco di nuovo al bottoncino Create Merge Request e riparto con un'implementazione completamente diversa magari. O con una rivisitazione dell'implementazione che avevo fatto prima, in cui magari riorganizzo i commit in un'altra maniera, però non voglio perdere lo storico perché molto probabilmente rilevando il commit rischio anche di rompere qualcosa. Quindi questa versione qua. In più l'utilizzo di più merge request all'interno della stessa issue serve per il rework, nel senso che io faccio una prima implementazione in cui se fate le cose abbastanza bene, insomma, buttate dentro il commit, committate anche in modo malevolo, eccetera, eccetera, e rilavorate i commit, ripulite, cancellate tutte quelle belle cose che mettevano un sacco di printf nel codice di debug. Andate a rifarlo, lo fate ripulito, potete fare tranquillamente una nuova merge request in cui dite questa è la versione ripulita dell'altra, perché appunto magari mi sono perso qualcosa dietro e voglio ricostruire facilmente la storia saltando semplicemente da un branch all'altro. Alla fin fine, se la merge request, se va tutto bene, insomma, la vita naturale di una merge request è di arrivare in fondo e di essere mergiata nel master, cioè nel branch di default. Ok? Questo comporta la chiusura automatica, per esempio, della issue. Questa è una delle funzionalità di base, insomma. A questo punto di solito viene taggato per una release, okay? Ma questo ci interessa relativamente poco, insomma, in questo momento. In realtà, di solito, per esempio per me, questo non è di solito mai sufficiente. Non si merge, tranne sviluppi veramente semplici, non si fa emergere direttamente nel master, ma si fa il merge in un branch di release. Il branch di release poi viene testato, in cui vengono poi aggiunte, corretti
inserito altri sviluppi che si portano poi, sono i brand di solito portano avanti per un po' di tempo, perché i test richiedono parecchie ore di lavoro, parecchie anche giorni di lavoro, settimane, o magari non si riesce a chiudere perché ci sono altri sviluppi da andare a integrare e si rilascia al cliente intanto un altro release candidate che va bene poi per il futuro, insomma. Anche perché di solito i progetti magari su cui si lavora sono composti da diversi componenti che devono lavorare assieme. E quindi ognuno poi ha le release candidate, magari si cozzano uno con l'altro e devono essere aggiornati uno con l'altro. Insomma. Per cui tipicamente, tranne sviluppi banali, è richiesto un release branch in cui si vanno a integrare quelle cose prima di testare, prima del release finale. Dipende però molto dal vostro flusso di sviluppo, che poi comporta una cosa tipo questa, insomma. Questa però la saltiamo, vi ho spiegato quasi tutto, insomma, su come si creano le issue, su come si fa lo sviluppo, si fa la review sulla merge request, si fa un merge fino ai prezzi release, e creando le diverse release candidate che vanno testate. A questo punto si fa un merge sulla parte finale, si esegue di solito il CI, che a questo punto va sempre a buon fine, perché qua deve andare a buon fine dopo l'ultima release candidate, e si pubblica poi, e si chiude quella che era la massa, insomma, del lavoro. E tutta una issue, poi qua ci sarebbe un'altra discussione, insomma, da portare avanti, perché le issue poi vanno gestite. Se tracciate tutto con una issue vuol dire che ne avete parecchie, dovete gestire poi la priorità, dovete gestire lo status, cosa va gestito prima, cosa va gestito dopo, questo riguarda il backend, questo riguarda il front-end, tutte queste belle cosette. Questo deve essere assolutamente inserito nella prossima release, questo è un bug, questa è una nuova feature, questa è una cosa su cui discutere e che non dovete prendere in causa. Questo riguarda il gruppo di sviluppo della user experience rispetto al gruppo appunto del backend, eccetera, eccetera. Quindi bisogna utilizzare delle altre feature che sono le label, le priorità, c'è anche la versione enterprise, fornisce anche qualcosina in più, ci sono i pesi delle issue, tutte queste belle cosette che in realtà io sinceramente non ho mai usato moltissimo, ma probabilmente perché uso anche degli altri tool poi per gestire in realtà i progetti. E che cosa fa rientrare in una release? Cioè, come le raggruppo tutte queste belle funzionalità che sto andando a integrare per darmi un obiettivo di cosa andrò a consegnare con la prossima release? Cosa rientra nella prossima release? E per questo invece si usano sì le milestone. Ok, beh, non sono neanche arrivato troppo lungo. Un pochettino così. Qui finisce la presentazione frontale. Okay. Non so se c'era qualche domanda. Io non ho visto assolutamente la chat, non vi preoccupate. Sì, io mi sono segnato due domande. Vuoi il dato moribondo? Non mai abbastanza, è molto uno zombie che va in giro. Purtroppo Atlassian si porta dietro un sacco di aziende che lavorano con quel tipo di tool e Bipack fa veramente, non mi piace Bipack, è molto molto utile, no, non mi piace. Poi quando lavori con un kernel Linux e lui, quando sei sopra il gigabyte, il kernel Linux prima è sui 1.2 gigabyte di repository Git. Quando vai sopra il gigabyte, Bitbucket ti dice: attenzione, il repository sta diventando troppo grande, guarda che quando arriva a 2 gigabyte io te lo blocco e non puoi più far commit. Questa cosa a me proprio non mi va giù. non è una cosa gestibile. Anche con GitLab una volta si faceva fatica a gestire un repository da 1 giga e 2 e sopra il gigabyte, insomma, si faceva veramente fatica quando ho iniziato io nel 5-6 anni fa. Insomma. Adesso un repository del kernel lo puoi tranquillamente. Ci puoi tranquillamente fare il browsing col tastino T che vi dicevo prima, fare il fuzzy search ed è praticamente immediato sia su GitLab.com che sulla vostra istanza on-premise. Non potete farlo con Bitbucket. Se premete la T su Bitbucket vi dice: il repository è troppo grande, non te lo faccio. Il che è tutto dire, insomma. Assurdo. L'altra domanda, che andiamo a ordine inverso. Mm-hmm. Sempre Maramo chiede, quindi l'ordine, cioè il numero obbligatorio è una buona prassi? Prima quando hai creato il branch, la merge request? Questo? Sì.
Sì, il numero lo mette lui, le issue le nomina nel numero lui. Una delle cose che non mi piace di GitLab è che le numerazioni partono sempre da 1 all'interno del progetto, quindi ogni repository, la prima issue che crea è il numero 1, poi c'è la 2, quindi trovi quella issue 1 in tutti i repository. Questo a me non è mai piaciuto, a me sarebbe piaciuto che almeno nella versione on-premise fosse possibile configurare di avere numeri globali, perché a quel punto tu all'interno della tua istanza dici la issue 32 è solo quella lì, non è la issue 32 di quel repository, perché ti trovi con tantissimi branch, uno trattino. In più ci sono i riferimenti, quindi quando io metto nel messaggio di commit scrivo this closes cancelletto 1, questo viene identificato da GitLab, fa il parsing di tutte queste belle cosette e te lo collega alle issue numero 1. E il cancelletto 1 lo trovi in tantissimi commit, specialmente quando parli di progetti open source che hanno una grande storia dietro, insomma, e quindi ti trovi che la issue numero 1 è referenziata in un sacco di commit che non c'entrano magari niente. Il numero lì non è obbligatorio, nel senso che potresti in qualche modo linkarlo, se è dentro la merge request comunque linkata alla issue. Diciamo che è una buona prassi, una buona pratica farlo così. Se lo fai così poi è semplice, perché se vai di nuovo a premere il tastino, ti crea lo stesso nome e ti mette il trattino 2 alla fine. Se ne crea un'altra, fa il trattino 3, eccetera, eccetera, quindi è tutto molto automatico. Anche perché di solito tanti passano delle mezze giornate a dire come lo chiamano il branch di sviluppo. E questo semplifica di molto le cose. Altra domanda da parte di Marco. È andato sul about.gitlab.com install Community Edition o Enterprise Edition. E ha notato che sull'Enterprise Edition c'è qualcosa di nascosto. Che vado sulla Enterprise Edition o c'è qualcosa di nascosto? Sulla Community Edition, l'Enterprise Edition ti chiede la licenza. Tu puoi switchare da una all'altra, solo che l'Enterprise Edition ha quelle feature che non ci sono nella Community Edition e che non sono open source. Perché sono appunto a pagamento quelle feature che vi ho detto prima. Non ho mai utilizzato la versione Enterprise Edition io. Bisogna stare un attimo attenti perché i PPA sono praticamente uguali, sono uno su PCOC e uno su PCOE. L'accordo lo mettono meglio della CIE. Può essere che sulla core, su GitLab.com, ci sia qualche funzionalità in più rispetto alla versione basic della Community Edition. Sì, c'è qualcosina in più. Specie se il progetto è open, forse anche, se è pubblico. Però non sono afferratissimo su questa cosa, non ho mai avuto la necessità di avere queste feature avanzate. LDAP probabilmente sarebbe stato utile. No, la prima domanda che c'è stata è, arriviamo a un quarto, da parte di Luca, che adesso è noto offline, ma non si rischia di perdere più tempo a gestire e controllare che a scrivere il proprio codice? Poi c'è stata una discussione, non so se... caso di approfondire. Diciamo che sì, le review di solito servono. Se si perde molto tempo le review, vuol dire che servono. Le review, queste sono opinioni mie, assolutamente mie, nella mia esperienza. Se le cose sono fatte bene, la review è praticamente immediata. Hai un altro paio di occhi che guardano quello che fai tu, quello che è. Hai un altro tuo collega che guarda quello che hai fatto tu e che può solo che migliorare la cosa. E se siete tutti e due allineati e lavorate bene, avete delle pratiche di sviluppo comuni, eccetera, molte volte fare la review vuol dire sì, bravo, faccina sorridente, thumb up e via, e si può mergiare. Però non ho mai visto che non fosse necessario fare una cosa del genere. Ah, con la gestione, no, col kernel le cose vanno avanti per dei mesi, dalle patch che mandi su anche banali, se le hai fatte male ti ritornano indietro, perché hai messo uno spazio in più, perché non hai commentato correttamente, perché la parentesi graffa
in quella sezione lì non va, c'è scritto nelle guideline e c'è il check patch.pl che ti verifica la patch. E lo sviluppo del kernel da quel punto di vista lì è molto lento per i neofiti. Se uno è dentro al kernel e lavora col sottosistema, ha esperienza, eccetera, riesce ad andare avanti abbastanza veloce, però ci sono delle patch series che sono alla versione V27, V32, 32 review della stessa patch, perché magari modificano anche un sottosistema in modo abbastanza pesante, ed è giusto che sia così. Quei kernel lì poi girano magari in l'80% delle macchine del mondo. Molto interessante. È rognoso quella gestione lì, sì. Infatti, quando parli con quei maintainer, eccetera, il suggerimento che danno di solito alle aziende è di dire: guarda, quando fai il progetto devi mettere da parte il fatto, dovresti sempre andare in mainline, quindi dovresti pubblicare sul branch pubblico di qualsiasi progetto, quindi non soltanto dello specifico kernel, ci sono altri progetti che open source grossi che lavorano nella stessa maniera, i bootloader, le distribuzioni, eccetera, lavorano in questa maniera. Yocto, per dire una, insomma, ti dicono sempre dovresti andare mainline, quindi, però devi prenderti il tempo, quindi devi prenderti le settimane di investire il tempo per andare in mainline e farti rivedere, e che alla fin fine sono cose che ti danno gratis, eh. Cioè, tu fai un driver, lo sottoponi, lo ti danno una bastonata nei denti, però ti dicono che perché l'hai fatto male. Non è una cosa da poco, insomma. Certo, va bene. Adesso le domande sono finite, quindi se vuoi puoi procedere con la demo. Ok, e io ho anche un bonus, perché mentre stavo preparando questa cosa qua, ho avuto una rogna, ok? Cioè nel senso che dovevo far vedere l'interazione tra due utenti diversi, ma sono sullo stesso PC, ovviamente. Per GitLab non è un grosso problema, apri una sessione in incognito. C'è un mio amico che penso che sia qua, che lo chiama in un altro modo, ma non penso sia confacente alla serata. È abbastanza facile aprire due browser, insomma, una versione in incognito per avere due utenti diversi collegati nello stesso momento alla stessa istanza di GitLab.com, ovviamente. Però a livello di configurazione di clone di SSH con Git è un po' più complicatina la cosa, non è niente, non è rocket science, insomma, però dato che c'era l'ho scritta qua, insomma, perché io qua dovrei avere due utenti diversi che ovviamente hanno configurazioni di Git diverse, quindi nome utente e la mail di riferimento sono diverse, e in più magari la public key è diversa, okay. Per questo si può fare in questa maniera, e dovete modificare l'SSH config. L'SSH config è un bel tricchettino in cui potete mettere, questo è quello del mio secondo utente, quindi sull'uno ci sarà l'host, sarà github.com, qua metto un altro host, che non esiste ovviamente, il suo host name di riferimento è sempre github.com, l'identity, quindi la chiave pubblica e privata, la copia privata, è diversa rispetto a quella del primo utente, l'user è sempre git, questa è la configurazione standard. A questo punto, quando faccio il clone per utilizzare il secondo utente, quindi questa chiave privata qui, vado invece di scrivere git clone git gitla.com due punti path repository, vado a utilizzare questo host, quindi gitla.com trattino qualcosa, insomma, nessuna cosa, ho poca fantasia da questo punto di vista. E a questo punto, una volta che ho fatto, mi manca questa per la chiave di accesso, quindi per il riconoscimento dell'utente, e se voglio anche fare il commit come utente diverso, posso fare la configurazione dell'utente locale, quindi solo all'interno del repository che ho chiamato vado a modificare la mia configurazione, che si ricorda che l'altra volta ci sono i diversi file di configurazione, quindi ho quello dell'utente, quello globale, dove di solito non metto il nome utente e la mail, quello dell'utente all'interno della propria home e quello anche all'interno del repository, quindi io posso andare a customizzare, vado con la git config sul local questa volta e ho le due configurazioni, quindi adesso ho quello del mio utente globale per utente dentro la propria home, dove ho una certa mail, e quello invece all'interno del progetto
che è su, che fa riferimento a un altro nome utente e un'altra mail, ok? Questa è la configurazione che userò in questo demo. E adesso, vediamo se riesco a vederla decentemente. Forse se lo switch di qua è meglio, no, così, troppo. Beh, la chat non mi interessa. Guardate un attimo di setup che vedo di... io ho fatto il setup in questa maniera. Ok, allora, questi sono i miei due utenti, ho le due istanze. Una, appunto, l'incognito, dove ho l'utente secondario e quello primario. Quello primario sarà il proprietario del repository, quindi vado a creare come questo utente un nuovo progetto, così vi faccio vedere un po' di cosette, poi magari lo cloniamo all'interno del classico Hello World. Quello che posso fare è dire se è un progetto privato o pubblico, lo posso rendere anche pubblico, mi interessa ben poco. In privato vuol dire che solo chi è esplicitamente inserito all'interno del progetto può partecipare, gli altri non lo vedono. E posso dire se no, se creare o meno direttamente un Realme. Okay. Questo ha un piacevole effetto collaterale, che senza, se io non faccio questa spunta, il repository viene creato vuoto, cioè non c'è il repository, c'è soltanto la struttura all'interno di GitLab, quindi quando io faccio il clone non c'è neanche un commit. Questo, per esempio, non mi consente di creare la merge request. Quindi la merge request non riesco a farla perché non ho il master branch, quindi non ho dove andarmi a collegare. E, è abbastanza comodo appunto spuntare questo in modo da avere già il repository pronto e inizializzato con un unico commit che crea un readme vuoto o solito il titolo del progetto, insomma, questo è quello che vedrete adesso. Posso anche partire da un template, importare un repository, eccetera, eccetera, tutte cose un po' più avanzate che non ci interessano in questo momento. Infatti vedete che ha creato comunque, c'è un branch e un commit, che è appunto il commit iniziale dove c'è il readme col nome del progetto, praticamente niente. E, possiamo clonare a questo punto, e, mi tiro giù il repository in uno dei miei due terminali. Ok. E dentro e ci aggiungiamo il logo se io nel repository metto un file che si chiama logo.png, non so se usa anche altre estensioni. Faccio il push è direttamente sul master, ok, sto lavorando sul master, non ho ancora fatto issue o tutte queste cose particolari. La cosa carina è che quando ritorno di qua faccio un refresh e ho il mio bel loghetto Python, ok, che è appunto questo file qua. E il logo lo posso mettere in realtà anche tra i settings, ok, solo che è un po' più scomodo per me farlo in questa direzione, vale la pena metterlo direttamente nel repository. In questo modo io quando clono e faccio il push dal repository dall'altra parte non devo andare a modificare il logo direttamente qua, ma GitLab se lo prende da solo. La stessa cosa c'è, è abbastanza comune insomma negli altri gestioni di progetti. E, a questo punto possiamo clonare, il repository è pubblico, avevamo detto, sì, c'è questa bella iconcina qua. Mi riprendo il mio, vado qua, ho già la configurazione che vi ho fatto vedere prima, quindi metto il trattino secondary, ok, e esiste già. Vedi, ho scritto male le istruzioni, ok. Mi vado a copiare il mio, ah no, anche lo script, ho fatto uno script,
Andrei. E ve lo faccio anche vedere. A questo punto ho una mail diversa rispetto a quella che ho di là, quella mia di default, questa la vediamo direttamente qua. L'utente che ha fatto questo qua, beh, sono sempre io perché viene identificato, però se facciamo così, vedete che appunto l'altro utente ha un riferimento diverso. Ok? E fin qua le basi, diciamo. A questo punto possiamo iniziare a lavorare sulle cose che abbiamo visto. No qua, ma qua. E, mettiamo che aggiungiamo l'utente a questo punto, che non abbiamo aggiunto, e così questo lo può trovare, nel senso che se io mi copio e incollo questo bot, questo utente lo vede, ok? Probabilmente apriamo qua. Può creare delle issue, repository pubblico, io posso comunque dire se qualsiasi utente può fare, eccetera. Vedete che è meno diverso, io qua ovviamente non ho i settings sul mio utente secondario perché non fa parte del progetto, non ha diritti di accesso, insomma, un po' particolari. Vado ad aggiungere, se trovo, vado ad aggiungere il mio utente, eccolo qua. Ho diversi ruoli, qua non mi dilungo troppo, insomma, i ruoli che mi interessano di più sulla parte di developer e maintainer. Il maintainer è quello che ha diritto di vita a molti miracoli, tranne alcune cosette che è l'owner stesso, insomma, del progetto, che però probabilmente forse su GitLab.com non c'è. Dei diritti in più, per esempio, sulla configurazione del sistema. Il maintainer può fare merge su tutto, anche sui branch protetti, eccetera. Il developer, per esempio, può creare dei nuovi branch, può creare dei nuovi merge request, ma tipicamente non può fare il merge all'interno del branch master, insomma, del branch protetti. E posso anche dargli una data di fine, insomma, se volessi, tutte queste belle cosette. E lo aggiungo. A questo punto, non so se di qua è cambiato qualcosina, penso proprio di no. E vado a crearmi la issue. Dovrei averla anche qua, sì, issue. Ok, posso fare cose tipo questo. Ok, bla bla bla, potrei fare cose tipo questa. Ho tutte le cose che vi ho detto prima, quindi posso assegnarla a un utente. Vedo infatti gli utenti che fanno parte del gruppo. Quindi l'assegno direttamente a qualcuno che poi non potrà fare merge. Sull'ultima versione posso anche assegnarlo a più utenti. Sulla versione, per esempio, qui io mi pare che non c'è questa funzionalità. Ok, adesso il tastino di create merge request, eccetera, eccetera. Possiamo anche fare dei task, come vi dicevo prima, quindi possiamo fare qualcosa tipo maledetto, vediamo cosa si studia il Python, un merge request, commit e push. Poi mi avete tre task da completare, ok? È stata assegnata, questa cosa qui comporta che sia diventato partecipante adesso nella issue, e in questo c'è in tutte più o meno le entità, insomma, anche se io cito una persona, cosa che posso fare tipo in questa maniera, ok? E sono tutte notifiche che poi arrivano via mail, poi tutte cose belle customizzabili, insomma, a livello di configurazione del vostro utente. Posso andare a scrivere i commenti anche qua dentro, quindi adesso lo trovo, vado a rinfrescare da questa parte di qua. Vedete che qua nella mia status bar dell'utente ho preso tutte le issue che sono assegnate a me. Oppure ho i miei bei to do, questa qua è una cosa che mi piace molto.
Tizio Caio te l'ha assegnato questa issue. Dai, tanto ho preso visione, diciamo, della cosa. Ok, ho studiato. Commento, questo è un commento semplice. Posso anche fare reply, sicuro. Questa è una funzionalità che vedrete si comporta in modo diverso tra l'issue e merge request. Qua non ha molti effetti il fatto che ci siano dei thread. I thread ovviamente servono per tenere le conversazioni su un tipo di argomento. Non è la stessa cosa fare un commento qua e un commento sotto, perché non ci va più a capire. Insomma, se io devo andare a fare reply, lo vado a fare qua. Non mi scrivo, sì, certo, qua, perché è fuori contesto, ma lo andrò a scrivere direttamente qua dentro. Okay. Penso che a questo punto sia ora di fare lo sviluppo, quindi creiamo la merge request. Ah sì, vi potrò anche far vedere che qua il nome ovviamente è questo, io potrei customizzarlo, eccetera, eccetera. A questo punto il branch è stato creato, posso andare nella mia parte di lavoro. C'è niente, iniziamo a fare il primo commit. Questa è una cosa molto più banale che non si può. I messaggi comunque sono schifo. Quello carino che vedete adesso, ok, questi sono i messaggi standard di Git, questo invece è quello che mi risponde il server di GitLab, di suo, che mi notifica che c'è una merge request associata e mi dà anche il link se voglio andarci direttamente dentro. Non vado da qua perché non vorrei che mi aprisse l'altro browser, quindi ero più casino che altro. A questo punto andiamo a vedere come si è modificata la merge request. Avete visto che prima era in draft, non c'era niente, non c'era un commit, e infatti lui mi dice guarda che devi fare qualcosa, crea un file, eccetera. E lui si è già aggiornato sotto, aveva già qualcuno ha pushato, lui riconosce l'utente in funzione di chi ha fatto il push, di chi ha fatto il link pubblico per fare il push, che è una cosa completamente diversa rispetto a quello che c'è il commit. Quindi questo è l'utente che ha fatto il push, non è detto che il commit sia stato suo o che abbia committato lui, sono due entità completamente diverse. Posso vedere la lista dei commit, posso vedere il contenuto di tutta la patch, quindi di tutti i commit messi assieme. A questo punto cosa dovrò far vedere? Ah sì, posso fare la... Andiamo anche di qua. Come il collegamento tra le issue e le merge request si vede qua, ok? E il related non è soltanto perché c'è il canceletto 1, eccetera, perché io potrei anche aver messo, citare un'altra merge request, per esempio, qua dentro nei commenti, quindi lui la vedrebbe come correlata, comunque, per aggiungere tra le entità che si vanno a collegare tra di loro. Non posso fare il merge, perché è marcato come draft. E vi faccio vedere anche quell'altra configurazione, non so se di default è diverso, di cui vi ho parlato prima, lo metto come semilinear, non lo vedremo questa cosa in questo momento, se volete appunto ne possiamo parlare dopo magari, e spunto il fatto che tutte le discussioni devono essere completate prima di consentire di fare un merge. Save. Torniamo. Ok, a
a questo punto chi ha pubblicato le modifiche dice, guarda, per me è pronto. E non posso fare, non ho i diritti, sono solo un developer, questo è un branch protetto, il master, quindi io non ho i diritti di fare tutti i branch che voglio, ma non posso andare a fare il merge, quindi non posso completare, insomma, approvare questa funzionalità qua. Devo chiedere a qualcun altro. E se rinfresco questa finestra qua, potrei fare il merge. Okay. Non è detto che mi deve essere assegnato qualcosa, io qua ho il diritto di vita motor miracoli su questo repository, quindi posso anche completare il merge. È probabile che da questa parte mi diranno tutto pronto. Ok. E ho anche dei comandini. Posso farlo dal menu, quindi posso dire a chi assegnare la merge request per review. Tipicamente questo assegnare una merge request vuol dire prenditene carico di portarla avanti. Se lavoro da tastiera, cosa che spero che molti di voi facciano, ho anche i miei comandi slash, posso associarlo contro l'invio che viene dato a tutti, viene fatto direttamente la modifica, qualche piccolo refresh. A questo punto probabilmente la mia to-do list, se rinfresco quello corretto, è andata su, mi viene assegnato una merge request, eccetera, eccetera. E qua sono cattivello e aggiungo un commento. Okay. Vado a vedere tipicamente quello che faccio a questo punto, andare a vedere che cosa ha fatto questa personcina tramite il qua oppure direttamente sul div completo. E vado a dirgli, magari aggiungi meno un commento. Qua vedo qualcosina in più, ho una funzionalità che è stata inserita relativamente da poco tempo, cioè io posso iniziare una review oppure commentare direttamente. Se io commento, si apre la discussione su questo commit, su questa modifica in particolare, e viene inviata una notifica contenente solo questa informazione. Molte volte fare una review non è una cosa così semplice, ovviamente ci sono molti commit, c'è molto codice, eccetera. Magari la mia review non si compone solo di un commento, ma devo dire, devi fare questo, che cosa perché hai fatto questa cosa, spiegala meglio, perché io l'avrei fatto in modo diverso, non credi che sia meglio farla così. E quindi tipicamente non voglio inviare un anche perché magari mi richiede una giornata intera a fare questo tipo di lavoro, voglio inviare soltanto alla fine. Una volta non si poteva fare, adesso invece potrei iniziare la review. Ok, rimane tutto pendente, quindi se lo tiene memorizzato soltanto qua, e posso fare submit tutto in un colpo solo, in modo da inviare una sola notifica quando il mio lavoro è finito. Qua non facciamo molte cose, facciamo direttamente il submit, e tipicamente quello che si fa dopo è dire, guarda, adesso te la prendi in carico tu. Adesso te lo prendi in carico tu. Questo è il gioco delle review che si fanno. Qua sono cambiato un paio di cosette. E il sistema mi dice che mi è stato riassegnato tutto questo bello zucchino. E ho il commento, nel commento vedo il codice che è stato evidenziato. Tizio Caio ha iniziato a commentare sopra, eccetera, eccetera. E magari aggiungo un commento, ok. Subito. Questa forse è una delle cose che non mi piace tantissimo, il fatto che uno possa comunque risolvere il thread. Probabilmente la risoluzione del thread dovrebbe essere a carico solo di certe utenze. Cioè, se io ho aperto il thread, ti dico io cosa ho risolto, non è che decidi tu, sì, guarda, no, basta, è risolto, finisci. Il fatto che si crei questo tipo di thread si vede anche dal riassunto della merge request. Questo è molto interessante perché io ho il numero dei thread risolti, dei thread aperti, eccetera, eccetera. Ho un paio di opzioni che ve le faccio vedere dopo. Cioè, questa opzione qua, col il salto al primo thread, ovviamente, non risolto, perché potrei averne appunto molti. Questa funzionalità di aprire una nuova issue la vediamo nella prossima interazione. E con l'opzione che ho configurato prima,
Qui c'ho il tastino di merge perché mi manca un refresh. Esatto. Non posso più fare il merge. Io ho i diritti di merge a questo punto qua, per come ho configurato il progetto affinché tutti i thread non sono risolti in qualche modo, e dopo invece vedere la seconda opzione per risolvere i thread, non posso completare il merge, il tastino grigio. Si può fare in realtà facendo la mano. Okay, se io faccio il push poi di questo tramite git, vado a farlo per edit questa funzionalità qua, ma ovviamente vado a bypassare il sistema. E, a questo punto sì, facciamo la modifica. Ok, quindi qui ho la versione 01. Faccio un documento. Che Dio vi aspetta di me. No, questa non la posso vedere. Push. Ok. Sempre lo stesso messaggio di prima, ovviamente, questo ormai ci siete abituati. C'è una cosa abbastanza, un paio di cosette carine da farvi vedere adesso, ovvero io ho fatto una modifica, no, qua non rientrano, alcune volte non ho modificato esattamente questa riga, quindi non viene gestita direttamente qua. E con push successivi poi posso andare a modificare, a vedere le differenze rispetto alla versione precedente, quindi quando è stato fatto il precedente push. A questo punto dico 8, lo assegno, non mi sembra si possa, una delle cose che per esempio non ci sono che mi mancano molto è il resolve, non c'è uno slash command per risolvere il thread, tocca sempre prendere il mouse. Thread risolto e adesso ho il tastino di merge libero. Ok. Processing review, fino a questo punto ci siamo. Tutti i thread sono stati risolti. Ok. Ah sì, adesso mettiamo che, no, vi dicevo prima, se volete creare una nuova, un nuovo flusso di lavoro, quindi dovete buttare via tutta questa cosa. Ok, perché? Perché qua no, così non va bene. Chiudiamo la merge request. Ok. Una cosa che non è stata aggiunta, un'altra delle cose che mi dà un po' fastidio è che qua non c'è il tastino per cancellare il branch direttamente da qua. Questo quindi devo, per quel che ne so io, soltanto andare a fare a mano. Mi premevo a farvi vedere che io, anche se ho cancellato il branch, qua il commit, teoricamente, non adesso, poi anche GitLab si preoccupa di farlo solo in un secondo momento. I commit in realtà ci sono ancora tutti. E sono appunto qua sotto. Quindi ho tutti i commit che vengono fatti. Vengono tutti tracciati, rimarranno per sempre qua, non ve li cancella nessuno questi. Rifare, perché? Perché rifare? Lo facciamo perché nella issue, adesso diciamo, studia, bene. La veloce adesso, andiamo a spuntare, giusto per far vedere che abbiamo fatto qualcosa. Chiamo la merge request, questa volta il nome del branch è sempre lo stesso, questo non mi piace tanto, ci va a creare casino, peccato, perché non c'era il branch precedente, se non l'avessi cancellato adesso ci sarebbe suffisso 2.
Allora facciamo così, ritorniamo sulla nostra issue e ne creiamo un altro. Ok, questo mi facilita un po' i comandi dall'altra parte. Fino a 2. E facciamo una cosa diversa allora, la versione 1.0 un'altra cosa. No, tutto questo. Ok. Il link ovviamente adesso siamo alla mezzo di questo numero 3, questa volta. Non è aggiornato il link, eccetera, eccetera. Stesso discorso di prima. Quello che vi volevo far vedere adesso. Quello lì possiamo anche far vedere, il name dei branch l'abbiamo visto. Uno dei commenti che si possono fare, qua segniamo, beh, saltiamo l'assegnazione, eccetera, ci interessa poco, insomma, l'abbiamo già visti prima come funzionano. Una delle feature carine che si possono fare è che io vado per esempio a prendermi il commit singolo. E gli dico posso apriamo un pochettino così è un po' troppo piccolino, posso dirgli anche di inserire il suggerimento direttamente, quindi io posso dirgli che qua invece di scrivere hello world hello pnlug preview gli dico di cancellare quella riga e applicare questa. E aggiungiamo il commento. Quello che posso fare, questo potrebbe essere un buon modo per dare suggerimenti su come fare le modifiche. Invece potrei anche mettere una patch, però non è molto interessante, insomma, da questo punto di vista. Lui mi facilita molto, mi fa già vedere con la riga precedente, prende automaticamente il div, eccetera, eccetera. E c'è anche questo bel tastino, quindi è un buon modo per fare suggerimenti durante la review. Ho anche l'apply suggestion, quindi io potrei, clicco questo, e applied. Tutto si rifresca correttamente. Commit adesso sono due, cioè ho lavorato direttamente sull'interfaccia web di GitLab per andare a fare direttamente la review direttamente qua. E GitLab ha altre funzionalità da questo punto di vista, il web IDE che non ho tempo di farvi vedere oggi, quindi potrei direttamente editare senza dover clonare le repository, potrei direttamente editare il lavoro qua, commitare, fare tutto lo sviluppo direttamente qua dentro. È abbastanza interessante per certi tipi di flusso, insomma, di lavoro, o se un progetto ha questo tipo di caratteristiche. Possiamo anche fare, vi faccio vedere l'ultima funzionalità interessante della parte di review. Vi ho fatto vedere prima che quando ho dei commenti non posso fare il mouse. Quindi io potrei scrivere, magari sarei... disabilitato.
qui avrei l'opzione di nuovo di risolvere il thread, ok? Non è questa per esempio la casistica, cioè nel senso che autoscope, ma prima o poi lo dobbiamo fare. Submit. E questo vuol dire che io mi aspetto che questa discussione per me non è risolta. Mi aspetto che sia, debba andare risolta prima o poi, non magari in questo momento, non durante questa merge request, non, ma devo tenermi qualcosa per il futuro. E non posso però completare finché non l'ho gestita questa cosa. C'è una funzionalità molto carina, che è questo tastino qua, che mi consente di dire, prendo le issue aperte, cioè, scusatemi, prendo le discussioni aperte, che non sono state gestite in questa merge request, creo una nuova issue in cui le andrò a gestire. E questo mi aiuta tutto il sistema. La chiamo pure questa. Il titolo mi viene direttamente creato da lui. È abbastanza schifo, secondo me, però insomma, è molto utile, insomma, se uno non ha un granché di fantasia, va benissimo così. Mi dice già da che issue siamo partiti. Questo diventerà un link poi, ok? Mi dice chi ha fatto partire la discussione è questa commentata, e mi dice che cosa c'è dentro. E una nota, una volta che verrà creata questa issue, il thread verrà risolto. Faccio il submit perché è quello che mi interessa farvi vedere. Nuovi riferimenti, quindi questa issue è già qualcosa di correlato, perché c'è qualcosa, una merge request che è correlata. Vado di nuovo dentro la mia merge request. Questa è ancora draft, scusate, me l'ho dimenticato. Come prima di marcarla ready. Adesso il tastino verde. Tutti i thread sono risolti. Andiamo a vedere cosa è successo al secondo thread. Devono naturalmente collapsare una volta che sono risolti. C'è anche questa bella spunta qua. La nota automatica del sistema è che Tizio Caio ha creato questa issue per gestire questa discussione che era rimasta aperta. A questo punto io ho una qualche entità che comunque mi traccia che c'è qualcosa ancora di aperto da gestire, qualcosa che deriva da qua, ok? Qualcosa che è questa discussione in cui magari ci siamo fatti uno bello scambio di opinioni su dire come andrebbe fatto e che cosa andrebbe fatto. Okay, e quindi riesco, magari questo poi punta a un'altra issue, guarda che c'era anche quell'altra cosa, guarda che c'è l'implementazione potrebbe essere in questo merge request, eccetera, eccetera. E da qua si inizia a vedere un po' la potenza di questo tipo di tool. A questo punto possiamo completare, c'è l'opzione di cancellare direttamente il branch, penso che se tiro via questa spunta poi ci sia il tastino di cancellare il branch in un secondo momento. E automaticamente lui mi metterà questo messaggio qua nel commit, e questo qua è quello che mi interessa molto, perché questo è quello che mi va a chiudere poi la issue numero 1, una volta che sarà mergiato nel master, questo lo gestisce automaticamente il sistema, e questo mi serve per consentire di linkare le due cose assieme. Completo il merge. Qua c'è sempre il numerino 2, ma è solo perché non caprà flash. La prima issue è stata chiusa. Il fatto che i task siano o meno completati non c'entra niente con la chiusura della issue, quindi poi potreste avere anche alcune cose che rimangono anche appese là. A questo punto ci sono un sacco di riferimenti. Quindi ho che... wow, anche il compare delle versioni. Questa è una cosa che mi mancava. Bello, devo assolutamente aggiornarlo. Tuttavia non ce l'ho, e mi piace tanto. E tutti i riferimenti in cui ci sono stati, tutti i commit, dove c'è il cancelletto 1, il close, eccetera, vengono tutti poi linkati. Quindi Tizio Caio ti ha menzionato su questo commit, merge. C'è questo messaggio, e questo è andato a creare il link. Automaticamente, se voi fate il push poi anche di cose tipo, di questo tipo di messaggi, GitLab se ne prende carico, fa il parsing, poi in background di tutto quello che è andato a pubblicare,
e se lo linkano sul database. Quindi quando voi aprite questo, uno dei commit all'interno, se c'è un cancelletto 1, questo va a linkarsi alla issue stessa, c'è il cross reference all'interno qua. Questo è abbastanza interessante ed è quella roba che vi dicevo prima della numerazione. Infatti, la numerazione che per esempio vi consiglio di mettere dentro quando mettete i messaggi di closes, eccetera, eccetera, è di andare a utilizzare il reference completo, che è questa cosa che vedete qua sotto e che renderizza così. Questo è il conto che si è spostato il progetto e il link non ci sia più. Se io questo lo sposto o rinomino il progetto, rinomino il repository, eccetera, questo tipo di link non funziona più. Però dall'altra parte, se nei miei commit metto sempre cancelletto 1, quando andrò a pusharlo in un vecchio in un altro progetto, automaticamente verrà linkato una issue che magari non c'entra niente. Insomma, ci sono queste anomalie che purtroppo non ho mai trovato modo per gestirle. Insomma, nei propri progetti, partendo da zero, probabilmente non ha molta... Non crea un grosso problema. Nei progetti invece dove partite da progetti open source, dove magari hanno un altro sistema di gestione dei ticketing, che però magari usa sempre il cancelletto, una cosa abbastanza tipica, vi trovate questo tipo di problematiche. Vediamo se abbiamo qualcos'altro da vedere. Questo completava più o meno la demo del flusso di sviluppo per me. Ok, quindi adesso nel master ho il mio Value Award e vi dicevo c'è il tastino qui per fare il browsing, quindi posso iniziare a scrivere le cose un po' come voglio, okay, per comunque la fase di search. Di altre cosette non c'è molto da vedere, insomma. Sono cose carine tipo il blame, quindi vedere chi ha fatto modificare il singolo file. L'history del singolo file, queste sono cose abbastanza banali. Posso andare a vedere lo status del progetto a quello specifico commit, quindi dove non c'era per esempio quel commento perché solo in una fase stato specifico del progetto. E qua ci siamo. Ok, se avete pazienza ancora 5 minuti. Sono le 11:20, quindi se volete possiamo chiudere qua, per me non c'è nessun problema. Io avevo appunto la lista delle cose che stavo, una checklist di cose da farvi vedere che erano qua, e il promemoria di fare il tastino di insert suggestion che me lo perdo sempre. Ci sarebbe una cosa molto interessante che è la gestione dei template per issue merge request, queste checklist, queste cose da fare, eccetera, o probabilmente per l'inserimento di bug, quindi bug report che trovate in molti progetti che vi guidano sul come creare la issue stessa. Scusate, ecco, meglio. Su come andare a creare la issue, scusate, sto barellando con le finestre. Vi dicono dovresti usare questo template, quindi qua descrivimi qual è il problema, qua descrivimi come lo vai a riprodurre, quali suggerimenti per le implementazioni, le versioni che sono affette, eccetera eccetera. Insomma, ci siamo già abbastanza tardi, per cui date un occhio. Sono ovviamente tutti tracciati all'interno del repository Git, sono tutti i file che vengono aggiunti, come il log.png di prima, che questi qua vengono gestiti. E qua siamo arrivati lunghi, ma siamo arrivati alla fine. Ok, per adesso c'è solo una domanda da parte di Marco. È possibile fare altri roles oltre ai 4 già esistenti? Maintainer, no. Developer, reporter, guest? Che io sappia no, non c'è un modo per gestirli. E le caratteristiche dei ruoli le avete direttamente qua linkate. Che io sappia non c'è un modo per fare qualcosina in più di queste. Come vedete c'è anche l'owner, che non lo vedo nel github.com, probabilmente c'è soltanto su on-premise, c'è di sicuro.
potete, quello che si può fare è nelle permission, potete modificare per esempio chi vi può fare le issue all'interno, quindi solo per esempio i membri del progetto, non chiunque passi lì se il progetto è pubblico ovviamente. Non si possono, penso che probabilmente nell'istanza on-premise potete fare delle modifiche in più, quindi potete modificare come agiscono certi utenti, ma non, che ho visto, non si possono creare altri gruppi o cose di questo tipo. Se posso fare una domanda adesso riguardo le istanze private di GitLab, quelle self-hosted. Ho letto più di qualcuno che le mette anche nei Raspberry. È davvero così conveniente? Dipende con che cosa hai a che fare, cioè con che tipo di repository hai a che fare e con che cosa li usi. Insomma, se usi un progetto del genere non hai grossa necessità, insomma. È stato molto ottimizzato GitLab negli ultimi anni. Una volta era veramente una piattola. Sì, quando ho iniziato a usarlo io, un repository del kernel, lo facevi il push, quindi qualcosa tipo 80-90.000 commit, cose di questo tipo, e impiegava parecchio tempo a lavorare, anche delle mezze ore su una macchina, non il top del top, però non di sicuro Raspberry, insomma. E adesso le cose funzionano molto 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 meglio. Tipo chiaro un sistema così magari di prova anche si sta. Sì, certamente ci sta. Oltre all'opzione Omnibus c'è anche l'opzione Docker, eh? Sì. Io non ho mai utilizzato Docker, ho sempre utilizzato la versione installata direttamente dentro una VM, un container o cose di questo tipo. È chiaro che se uno si sa fare con Docker, probabilmente preferisce la versione Docker. Ho conoscenti che utilizzano così perché ovviamente l'aggiornamento è molto più istantaneo rispetto all'aggiornamento di un package. Chiaro. C'è un commento, se non sbaglio, il role owner va automaticamente chi crea repository ed è visivamente mostrato nella lista dei progetti o gruppi. Sì. Però dovresti poter aggiungere anche, forse solo nei gruppi. C'era qualcosa del genere. No, due. No. Dai. Mille. No, no, perché rimane test sotto. Questo ti è rimasto sotto. Sì, perché il nome è diverso, che qua potrei avere anche spazi, cose di questo tipo. Però mi sembra strano. L'uno di sicuro l'avevo visto. Eccolo qua. Forse solo nei gruppi, sì. Io di solito non gestisco gli utenti direttamente nel singolo progetto, lo fai nel gruppo e lo fai partecipare a tutti i progetti del gruppo, ovviamente, quindi a tutti i repository, perché è molto molto raro che ti capiti di lavorare in un ambiente dove c'è un solo repository, insomma, questo mi è successo molto raramente. Comparazione tra GitHub e GitLab, secondo me si trovava qualcosa nel sito di GitLab stesso. Vediamo se. Se posso intervenire, almeno GitLab non è Microsoft. Sì. Ma sono punti di vista. Sì. E hai cose tipo. Beh, questi probabilmente saranno ovviamente di parte, perché insomma, cioè. Bisognerebbe trovare una comparison separata, ovviamente.
Immagino ci sarà. Questa nella mia bolla di Google mi è venuto fuori questo. Poi probabilmente nella bolla di qualcuno che lavora dall'altra parte ci sarà un... dall'altra parte, insomma, ci sarà... verrà fuori il link su GitHub, insomma. Christian, sei sicuramente su, più caro per lo storage, sai? Su un NAS o qualcosa del genere. Perché sì, dipende da quanta roba hai, cioè, chiaro che se hai pochi repository stai prima a fare un backup nello store, però se hai un po' di dati dentro, avere almeno un RAID, insomma, non sarebbe una brutta cosa. Beh, anche su qua ovviamente cose che fanno questi lavori ce n'è parecchi, insomma, qui su tutti gli altri tool, insomma. Per quanto ne so io, c'è magari chi preferisce GitLab come host solo per il repository, dopo la parte di CI la lascia una piattaforma indipendente, magari anche di sua proprietà, su server suoi. Io uso Jenkins separatamente, per, anche perché ero partito prima che iniziasse, che venisse fuori GitLab CI. GitLab CI era comunque un progetto separato che era comunque partito dopo di me, diciamo, dopo che ho iniziato a utilizzarlo, quindi ho utilizzato Jenkins, anche perché era un po' a Cerbero all'inizio, insomma, ci è voluto un po' prima che diventasse veramente utilizzabile. Adesso penso che si possa fare tranquillamente tutto all'interno di GitLab, a parte il fatto che non dipende uno come abituato. Sono abituato per tutti i plugin che ci sono su Jenkins o su tool di questo tipo, sono ovviamente sono più difficili, insomma, cioè, è chiaro che sono abituato, col suo tool, si trova molto meglio con quello rispetto che andare a imparare uno nuovo, insomma. Sì, oppure effettuare migrazioni. Sì, non sempre conveniente. Andare a migrare tutti i vari progetti. C'è da dire che avere il CI integrato all'interno del repository è una gran cosa, insomma. Una delle opzioni che si possono avere all'interno del... non so, riusciamo a tornare indietro. No, scusate, qua. Nella configurazione delle merge request è che la pipeline deve aver successo. Quindi se la pipeline è il job, è il lavoro di CI, insomma, che è configurato, se quello non va a buon fine, il tastino di merge è rosso, ok? E quindi non posso fare il merge finché non diventa, qualcuno non lo fa tornare verde, che è sempre un controllo in più. Tra l'altro questo tastino qua è un po' una rottura di ballo, almeno sulla versione che io, perché se la spunti e anche se non hai il CI attivo, questo ti blocca sempre la merge request, perché non c'è il CI e quindi la merge request sono tutte bloccate. Una cosa abbastanza spiacevole da quando è stata inserita. Ok, se non ci sono novità, domande, niente. Magari penso entro una settimana carico la registrazione. Le massime eventuali domande si faranno nella parte 2. Sì, la prossima parte è una cosa un po' off topic, diciamo, rispetto a questo, nel senso che io non parlerò più di Git o GitLab, ma prenderò lo spunto di utilizzare questi tool, di metterli assieme per fare una gestione di appunti, note, cose di questo tipo, insomma. Sono dei pezzi che ho messo assieme io per mia comodità, perché mi andava bene. So usare questi strumenti, quindi uso questi per prendermi le note, i task aperti e cose di questo tipo, insomma. Che era carino perché fa vedere, e utilizziamo Visual Studio Code, insomma. Mettiamo insieme questi tre oggetti, questi tre tool, per fare uno scopo, insomma.
Ok, va bene. Ti ringraziamo. Nel frattempo ricordo l'appuntamento di mercoledì 25 novembre. Avremo ospite Marina Lattini che ci parlerà del bug, di come reportare i bug sul progetto LibreOffice. E poi l'episodio 2 della parte GitLab, il 2 dicembre. Poi se ci sono domande su questo, se troviamo quello in quella serata lì e ne parliamo, insomma. Ok? Ok, va bene. Bene, ciao ciao.